Buongiorno ragazzi, facciamo anche qualche ripasso di tecnica di base che magari va bene per i più giovani, juvenes, juniores, detti anche simpaticamente bocciasse, ma va bene per tutti perché, come dicevano gli antichi, repetita iuvant. Parliamo oggi del rullo, di esercizi per il rullo, per impostarlo o per mantenerlo. Ok, ci sono due approcci da fare, due strade, diciamo, convergenti, si possono usare entrambi questi metodi. Uno è di aggiungere una mano alla volta. Mi spiego. Raccomando, rimbalzo, si può anche fare su un pad come sto facendo adesso, rimbalzo, niente, no, e neanche, no. Ok, basket, ricordate? Ok, secondo metodo di approccio, qualsiasi metodo di timpani c'è la scala discendente dei valori, anche pagina 26 del Goodman, Saul Goodman, grande timpanista della New York Philharmonic, che potete vedere e ammirare all'opera nei vecchi filmati delle lezioni di suono di Bernstein, che faceva alla Carnegie Hall, e poi alla nuova sala Avery Fisher Hall della New York Philharmonic. C'è Saul Goodman che suona nei primi filmati in bianco e nero con le pelli naturali, poi con le pelli di plastica, ahimè. Va bene, allora qui mettiamo un metronomo comodo, un 80 al quarto. E cominciamo con le metà, quarti, ottavi, sedicesimi, trentaduesimi. Quarti. Ottavi. Nei 32esimi, che è la sequenza più veloce, sono 8 destre, cioè 4 destre per movimento. Ok, falli anche di sinistro se possibile. Poi, secondo step, cominciare e finire il rullo con entrambe le mani. Cominciare di destra e finire di destra. Ok, sapete che nel timpano non occorre fare il rullo più veloce del West, ok? Come fa quel ragazzo di Rovigo, il record man dei colpi singoli. Il timpano vibra, più grande è, meno colpi ci vogliono per metterlo in vibrazione, quindi non occorre fare la mitraglietta. Quindi prendetevi un metronomo comodo, rimbalzo, rimbalzo, rimbalzo. Sapete che non sono un fanatico della scuola francese, scuola olandese, scuola tedesca,
Il mio maestro David era un eclettico, ha studiato prima con Wigfert alla scuola americana, poi è andato in Germania, ha studiato anche in Francia, ha studiato con Hochreiner, grande timpanista della Wiener Philharmoniker che ha suonato fino a 90 anni. Quindi lui ha preso un po' di tutte queste scuole. Sì, i francesi usano anche le dita. In genere noi nella scuola europea tedesca così non usiamo molto, a meno che non ci sia un proposito ben specifico. Però appunto a proposito di dinamiche del rullo, vi prego di provarlo a tutte le dinamiche, cioè sia piano, mezzo forte, forte. Il mio maestro diceva che c'erano queste cinque marce, ok? La prima è la ridotta, le dita che non tutti usano, alla francese, poi c'era il polso, poi si sentiva nel mezzo forte, abbondante, si sentivano interessati i muscoli dell'avambraccio, nel forte si cominciava a sentire anche il muscolo del braccio interessato e nel fortissimo 3F si sentivano anche questi muscoli che io non so come si chiamino. E lui portava il libro di anatomia per farci vedere. Quindi va bene provare a tutte le dinamiche. Poi sì, cominciare e finire il rullo, sì, cominciarlo di destra e finirlo di destra, o cominciarlo anche e finirlo con l'altra mano. Quindi facciamo un piccolo trucco per cominciare di destra e finire di sinistra. Facciamo una figura dispari, tipo una settimina. Questo ci può servire anche per finire il rullo da un timpano all'altro. Ok, passare la mano in anticipo. Non all'ultimo momento. Visto che abbiamo parlato del passaggio da un timpano all'altro, si può fare anche un esercizio con magari una figura dispari per fare un po' di movimento, usare una quintina, una settimina. Ok, così passa prima una mano e poi l'altra. Facendo le figure dispari, il cerchio si chiude. Oppure facciamo una settimina, Roma, Roma, Napoli. Forse ne ho fatte 9 adesso. Va bene, prossime lezioni mini di tecnica, magari parleremo anche del muffling, di altre cose, eccetera, eccetera. Va bene, ripassate, studiate anche sul pad, su un cuscino, su qualsiasi cosa voi abbiate. Bye bye.